da Renzi e che non avevano nessuna caratteristica di imparzialità e di autonomia rispetto al gioco politico contingente, perché adesso non è in discussione il valore di Augusto Barbera come giurista. Ma certo non si può dire che Barbera sia stato neutrale in questa vicenda, o penso al giudice Prosperetti che ha scritto delle cose in cui censurava la sentenza della Corte Costituzionale con la quale si bocciava la mancata rivalutazione delle pensioni. Quindi si tratta di personalità molto schierate rispetto ai temi sensibili e dal mio punto di vista è stato un errore molto grave aver consentito al PD e a Renzi di portare alla Corte Costituzionale dei nomi non fuori dall'agone politico. Forse c'è l'idea che poi tutto sommato tenersi l'Italicum può convenire, ma se c'è questo retropensiero, ammesso che ci sia questo retropensiero nel gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle, io credo che queste furbizie saranno travolte dal loro elettorato, che deciderà di fare la scelta giusta e sarà con noi protagonista in questa lotta democratica. Sui temi del sindacato, le organizzazioni decideranno, ma anche qui io credo che i lavoratori sapranno benissimo da che parte stare. Le lavoratrici e i lavoratori, certo. Innanzitutto le lavoratrici e i lavoratori. Perché è evidente il segno politico e sociale di fondo che sta dietro questa riforma. Dicevo che da aprile a maggio probabilmente si raccoglieranno le firme per abrogare aspetti fondamentali del Jobs Act, della controriforma della scuola, dell'Italicum e probabilmente anche dello Sblocca Italia. Noi dobbiamo fare del referendum di ottobre il momento in cui tutte queste battaglie trovano il loro punto di congiunzione, cioè dobbiamo far capire al mondo della scuola che la vera occasione per contrastare quella riforma è il referendum costituzionale di ottobre. Dobbiamo far capire alle lavoratrici e ai lavoratori colpiti dal Jobs Act che quello è il momento per determinare una inversione nel ciclo politico. Io di questo sono profondamente convinto, cioè che la posta in gioco fondamentale sia una posta in gioco economica e sociale. Si vuole liquidare la Costituzione perché la Costituzione viene individuata come il principale ostacolo a quella normalizzazione e a quella cosiddetta modernizzazione in senso liberistico su cui ci si sta spingendo passo dopo passo avanti, anche perché il nostro Premier, nella sostanza, al di là di qualche artificio retorico e propagandistico, non mi pare affatto che rispetto a questa Europa e ai diktat di questa Europa abbia aperto un contenzioso, un negoziato vero. Ieri c'è stato l'incontro con Juncker e dopo settimane in cui sembrava che si fosse aperto chissà quale braccio di ferro per costruire la nuova Europa, per democratizzarla, per cambiare le regole, invece tutto è stato derubricato, ho letto, a qualche maldestro malinteso. Quindi fondamentalmente tutto questo teatrino è servito per riacquisire un po' popolarità nei confronti di qualche settore, diciamo, più critico giustamente nei confronti di questo assetto europeo e per poi avere il via libera dalla Commissione europea sullo 0, di flessibilità. Ma quello che a noi serve non è lo 0, di flessibilità per fare scelte politiche, tra l'altro sbagliate, perché ciò di cui ha bisogno l'Italia non è regalare la tassa sulla prima casa ai miliardari che la possono pagare o fare mance elettoralistiche come il bonus ai diciottenni. Ciò di cui noi abbiamo bisogno è una politica economica di segno completamente diverso che rimetta al centro gli investimenti produttivi, le
rimetta al centro la qualificazione del lavoro, rimetta al centro una politica di redistribuzione dei redditi, rimetta al centro le pensioni e i redditi. E questo lo si fa soltanto se noi riusciamo a far valere la forza della nostra Costituzione rispetto all'impostazione dei trattati europei e dell'attuale governance dell'Eurozona. Allora, anche qui lo voglio dire con chiarezza, io mi considero europeista, io voglio che il progetto di cooperazione europea riprenda su basi di pari dignità tra i popoli, su basi di rispetto della sovranità popolare, su basi di amicizia e rispetto tra i popoli europei, ma noi dobbiamo avere il coraggio di affermare una verità, che tra questi trattati europei imbevuti di liberismo e di mercatismo e la nostra Costituzione repubblicana, ciò che è sovraordinato è la Costituzione repubblicana. E il voto di ottobre è anche un voto su questo, è un voto per rimettere sulla carreggiata giusta il progetto di integrazione europea, che non può vivere sulla negazione della sovranità democratica e non può vivere soprattutto sullo smantellamento di quel modello di società che è iscritto nella nostra Carta Costituzionale. No, soprattutto dal secondo comma dell'articolo 11, che noi chiamavamo articolo europeista, dove c'è una autolimitazione reciproca della sovranità nazionale, perché la sovranità popolare va benissimo, ma la sovranità nazionale sicuramente dovrà essere ritoccata se vuoi fare l'Europa. E lì c'è la fonte, scusa. Può essere giustissimo, no? L'articolo 11 dice una cosa chiara e bellissima. La Costituzione consente limitazioni della nostra sovranità per realizzare ordinamenti volti alla pace in condizioni di parità tra i popoli e gli Stati. Ed è questo ciò di cui noi abbiamo bisogno, una Costituzione che legittimi il nostro governo a riaffermare un principio di pari dignità tra i popoli europei, che è quello che in questa Europa è stato calpestato. Grazie. Farei un ultimo giro perché la materia è complessa, allora siamo già, ora già abbastanza avanzata, e quindi passerei a chiedere subito a Lidia una cosa. Anche nel nostro volantino abbiamo parlato della lotta e dello spirito della resistenza antifascista come fondamento della nostra Costituzione, ma è giusto secondo te collegare l'antifascismo all'iniziativa referendaria che stiamo mettendo in campo in difesa della Costituzione? O come detto da qualcuno che difende questa revisione del governo Renzi, è una retorica passata di una sinistra che non c'è più e con concetti che non sono più attuali? Beh, sono tutti i giudizi che sarebbero da verificare. Generalmente Renzi consente poche verifiche, afferma appunto e basta, perché un uomo solo al comando così parla dal suo comando in alto. Allora, io mi riferisco soltanto al perché ho messo fuori quel fazzoletto lì. Questo, che è il fazzoletto della Repubblica dell'Ossola. La Repubblica dell'Ossola, dove io ho fatto la staffetta, era una cosa unitaria. E voi vedete che i colori sono tre. Non era affatto unanime. Discutevamo come pazzi, come matte, continuamente. C'erano i verdi di Giustizia e Libertà, c'erano i rossi delle formazioni Garibaldi e Matteotti, c'erano gli azzurri, Badogliani, monarchici e realisti. Come abbiamo fatto a passare? Beh, qualcuno se lo potrebbe domandare, perché se si trattasse di un confronto puramente militare, noi di sicuro perdevamo. Il 24 aprile la Wehrmacht era ancora in grado di farci fuori tutti e tutte uno a uno. Perché siamo riusciti a passare? Perché il pueblo unido Hamas l'ha vencito, perché dietro di noi, intorno a noi, il popolo c'era, ma non lì nelle piazze che diceva viva la resistenza. Allo stesso modo, questo brulichio che io avverto e tutti noi avvertiamo andando in giro, per cui le iniziative finalizzate a questo riescono, significa che c'è ancora quella cosa lì sotto, che l'Italia non è ancora un paese morto, che lo aiuta a morire anche chi invece di parlare italiano parla inglese sempre, perché l'inglese ha la stessa realtà del latinorum in Manzoni. Cioè, non so niente, non capisco, e allora mi metto in agitazione.
tutte le volte che facciamo una risata, uno sberleffo, tiriamo fuori la lingua come faceva anche Einstein qualche volta quando perdeva la pazienza di fronte a delle scemate, io insisto per una lotta politica che abbia anche questi caratteri, insomma, un po' così. Ho scritto anche una volta elogio dello sberleffo politico. Quando dico certe volte, non è nobile, ma io piuttosto che dar ragione a quei cretini lì, schiatto, faccio un botto, cammino sulle mani, non è nobile. Sono ben convinta, ma non sempre si può fare un discorso dicendo perché gli altri principi, già Kant diceva che, non ho ancora finito la frase, che la gente si è già addormentata. Se invece riesco a dire una battuta, una cosa, secondo me proprio bisogna mettere in atto tutte queste cose, tirare fuori ciascuno di noi quello che può, le barzellette, le battute, cioè. Durante il fascismo non si potevano cliccare neanche le barzellette, tanto che quando ce n'era qualcuno che non faceva proprio ridere, la battuta era: è scema ma patriottica. Ecco, potremmo anche dire scema ma governativa, per esempio. Grazie davvero. No, abbiamo parlato molto del referendum costituzionale, non abbiamo parlato molto, e chiedo all'avvocato Besossi se può darci un accenno, magari brevemente, perché la materia sarebbe talmente lunga da spiegare, su quello che sarà poi il referendum futuro sul Ditalicum e sul contenuto anche di questa legge elettorale. Ma accanto al referendum c'è la questione di questi ricorsi che ci sono davanti ai tribunali, che prendono diverse legittimità. Il referendum sarà sulle questioni principali: il premio di maggioranza, come viene dato, con che criteri, il ballottaggio senza una soglia di accesso al ballottaggio, e la questione dei capilista che vengono nominati senza bisogno di fare la campagna elettorale. Però vi voglio raccontare alcune particolarità di questo Italicum. Loro hanno costruito una cosa che viene dato il premio di maggioranza alla lista che ha più del 40% dei voti. Se nessuna lista, così è detto nella legge, raggiunge il 40% dei voti, si dà luogo a un ballottaggio. Non hanno previsto, ma teoricamente è possibile, cosa succede se due liste superano il 40% dei voti. Perché non puoi dare il premio di maggioranza a tutte e due le liste. La cosa strana è che l'unico caso in cui il ballottaggio avrebbe un senso e sarebbe costituzionale sarebbe se due liste superano il 40%, faccio il ballottaggio per vedere chi deve governare delle due. Invece c'è l'unica teoria di interpretazione, però non è fissata nella norma, che andrebbe il premio di maggioranza alla lista che supera il 40% che ha un voto in più dell'altra. Questo non ci sta e non ha nemmeno una logica, perché addirittura una lista che ha più del 40%, ma però non ha il 40% più alta, è trattata peggio di una lista che invece, non avendo il 40%, tutte e due vanno al ballottaggio e ha la possibilità di vincere. Questo è uno dei tanti esempi di una legge che hanno voluto fare in fretta, e anche nella legge costituzionale ci sono questi errori da fretta. Pensate un po', se un sindaco di città metropolitana, che può farlo, decide di farsi eleggere direttamente da tutti i cittadini e fare eleggere direttamente il consiglio metropolitano, lui non può fare il senatore perché non è un sindaco di un comune, ma è un sindaco metropolitano. Cioè, in questo modo, se tutte le città metropolitane decidessero di farsi eleggere direttamente, che sono le 15 città più importanti in Italia, nessuno di loro va al Senato, che pure dovrebbe rappresentare invece gli enti territoriali. Questa è una. Ma l'altra cosa più bella è cosa hanno fatto per Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Vi racconto queste cose che possono servire, perché loro hanno diritto di avere il collegi uninominali. Perciò, fatto il primo turno, loro si eleggono i loro parlamentari. Dopodiché, cosa succede al secondo turno? Restano assolutamente indifferenti, perché essendo eletti in collegi uninominali e tre per un riequilibrio, sono eletti. Però loro possono decidere di, anzi possono
decidono di partecipare al secondo turno, perciò avendo deciso loro come sono rappresentati, che sono 500.000 persone in tutto, dovrebbero decidere come devono essere governati gli altri 60 milioni di italiani. Ma non è una cosa teorica. Alle elezioni del 2013 la differenza tra le due coalizioni è stata dello 0,25%, perciò è stato determinante lo 0,40% che ha preso la Südtiroler Volkspartei nella provincia di Bolzano, che faceva parte della coalizione Italia Bene Comune, perciò non è una cosa assurda. Però nel contempo al ballottaggio non possono partecipare gli italiani della circoscrizione estero, che anche loro sono 12, eleggono 12 come Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, però loro votano al primo turno, si eleggono i loro 12 al primo turno e non partecipano al ballottaggio, e che i cittadini italiani residenti all'estero come voto sono almeno 5 volte di più di quelli del Trentino Alto Adige. Anche questo è uno dei motivi, cioè, qui non c'è l'uguaglianza dei voti, non c'è parità di trattamento. E il bello è che era stato dato questa particolarità perché sono delle lingue minoritarie riconosciute, il francese in Val d'Aosta e il tedesco, ma in provincia di Bolzano. Ma siccome bisogna trattare allo stesso modo la provincia di Bolzano e la provincia di Trento, di una norma sulle minoranze linguistiche beneficiano i trentini che invece sono italiani. E nel contempo invece due regioni dove ci sono le più grosse minoranze linguistiche riconosciute, la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia, queste non hanno gli stessi diritti che hanno invece i tedeschi e i francesi. All'europea agli sloveni era dato un qualcosa, invece in questa nessuno è dato a una lingua che pure è tutelata anche da trattati internazionali. Ecco, sono tanti gli argomenti che ci sono, ma la cosa fondamentale da capire, tutti abbiamo letto, perché era quasi obbligatorio, il Manzoni e i Promessi Sposi, e quello dice Don Abbondio: il coraggio chi non ce l'ha uno non se lo può dare. Ebbene, invece in materia elettorale la maggioranza chi non ce l'ha se la può dare. Volevo chiedere ad Alfredo, che poi alle 6, poi tranquilli chiudiamo dopo quest'ultimo giro, però alle 6 deve scappare. Volevo chiedere se, come chiede un compagno della platea, se il rischio non è quello di passare dal governo delle leggi a quello delle persone. Anche se, aggiungo io, non è che in Italia forse il governo delle persone, forse anche del singolo, dell'uomo solo al comando, ci piace? Non è forse una forma che a noi come italiani storicamente ci è piaciuta? Pensiamo a cose infauste e a cose più recenti. E quindi forse non è su questo piano che dobbiamo combattere, forse il piano dovremmo cambiarlo, dovremmo farlo lottare. E non si combatte. Tutte le riforme e combattere. Combatto le riforme. No, non è che dovremmo cambiare il piano della discussione, oppure invece è vero che dobbiamo lottare contro l'uomo solo al comando. Ma sì, questo stato d'animo, ma anche questa lettura delle difficoltà della democrazia italiana c'è, ed è stata anche potentemente alimentata. Noi a un certo punto poi un bilancio di questa nostra seconda repubblica la dovremmo fare, cioè di questo ventennio in cui a un certo punto era sembrato che noi uscissimo dalle difficoltà del paese con una svolta ipermaggioritaria e con una revisione del sistema istituzionale ed elettorale che, mantra irrinunciabile, consentisse di sapere la sera delle elezioni chi aveva vinto. Questa idea c'è nel campo del centrosinistra, dobbiamo essere onesti, già prima di Renzi, non è che la porta Renzi. Renzi la porta alla sua estremizzazione. Questa idea che, concentrando la decisione in un vertice personale, si favorisse la governabilità, è stata molto diffusa. Se noi facciamo un bilancio di questo ventennio, dobbiamo prendere atto che questa concentrazione plebiscitaria e personalistica del potere non solo ha svuotato la rappresentanza, ha sfibrato i corpi intermedi, ha ridotto la partecipazione democratica,
ma è stato un fallimento anche in termini di governabilità e di decisione. Perché in questi 20 anni quasi sempre, anzi praticamente sempre, tranne forse le ultime elezioni, quelle del 2013, noi la sera abbiamo saputo chi aveva vinto. Ma certo quel sistema non ci ha consegnato governi stabili ed efficienti. E allora io credo che su questo occorra anche una battaglia culturale, di più lungo, una battaglia culturale almeno si può dire, mettendoci culturale forse, una lotta culturale di medio periodo che ci porti a riacquistare una consapevolezza che la decisione democratica si nutre non di verticalizzazione, non di delega passiva, ma si deve nutrire di partecipazione consapevole. E quindi dobbiamo mettere in campo un altro modello che ricostruisca un equilibrio più sensato tra rappresentanza e governabilità. D'altra parte, se ci pensate, perché un governo che venga legittimato da una base di consenso sempre più ristretta nella società dovrebbe essere in grado di governare efficacemente? È evidente che anche in termini di efficacia della decisione, un governo che sia meno rappresentativo ha più difficoltà. Può corrispondere all'idea che c'è dietro queste deformazioni, che restringendo il perimetro della rappresentanza, cioè avendo un sistema che spinge sempre meno persone a partecipare al voto. D'altra parte il nostro Premier questo lo ha detto esplicitamente, la partecipazione al voto è un problema secondario. C'è l'idea che restringendo la partecipazione al voto tu riesci a fare più facilmente quelle riforme strutturali che di fatto segnano una restrizione del perimetro dei diritti sociali. Restringi il recinto democratico e partecipativo per restringere l'ambito dei diritti sociali. Ma è una tecnica di governo che poi è l'unica possibile dentro gli attuali soffocanti vincoli europei, che di certo non consente una ripresa del paese, non dà ossigeno alla democrazia e non offre nessuna speranza al futuro del paese. Quindi io mi auguro davvero che tutte le forze sane del paese siano consapevoli dell'importanza dell'appuntamento di ottobre, che capiscano che sono in gioco tratti profondi della qualità della nostra democrazia, che questa consapevolezza scatti anche nei corpi intermedi, nelle associazioni, nei sindacati, perché la vittoria di quel modello segnerebbe la definitiva liquidazione di qualsiasi ruolo dei corpi intermedi. E l'idea di tenersi al riparo da questa lotta, immaginando di salvarsi, sarebbe una tragica illusione. Questa non è una lotta dalla quale ci si può scansare. Bisogna starci e bisogna decidere di stare dalla parte giusta. E dopo dobbiamo anche rassicurare i cittadini, perché il nostro Premier ha un solo vero argomento dalla sua parte, di dire o me o il diluvio. Non è così, l'Italia è sopravvissuta a tante traversie e sopravviverà tranquillamente anche alla fine del governo Renzi, non succede assolutamente niente. Dopo la vittoria al referendum, con la forza della Costituzione, con la Costituzione in piedi, con la Costituzione vitale, noi in pochi mesi, col concorso di tutti, facciamo una legge elettorale decente per Camera e Senato, che rispetta le indicazioni della Corte Costituzionale, e poi finalmente restituiamo la parola ai cittadini per eleggere un Parlamento e poi per avere un governo che finalmente operi nell'interesse degli italiani e nel solco della Costituzione. Buon lavoro. Direi semplicemente, noi che scendiamo in piazza nella guerra, non in campo, possiamo farcela
perché appunto facciamo appello alla ragione e sappiamo come usare le parole. Chiamiamo oligarchia, non aristocrazia, il governo di pochi, e chiamiamo demagogia e non populismo un modo di portare il popolo senza nemmeno fargli dire dove si va. Grazie Alfredo, che so che deve andare, non so se riesce a rimanere ancora 2 minuti, che tanto chiudiamo subito. Chiudiamo con Loredana, che nonostante la legislatura difficile che stai vivendo al Senato come capogruppo, ti chiedo una parola di ottimismo per quello che sarà da oggi in poi il percorso referendario, ma non solo, anche di quello che sarà poi il futuro di questa legislatura e dei cittadini, visto tutte le riforme e tutti i referendum che sono in campo per fare in modo che queste riforme e queste revisioni poi non possano diventare effettive. Sì, l'ho detto all'inizio, questa è la 17ª legislatura. Io penso di essere stata molto chiara anche prima. Io sono ottimista, i numeri che dicevo prima sono numeri reali che abbiamo visto anche in queste ultime settimane, che le cose sono un po' diverse da come vengono rappresentate da Renzi, cioè la marcia trionfalista. Le cose sono molto diverse. Io credo che quindi noi abbiamo davvero nelle nostre mani la possibilità di un esito, di ribaltare l'idea che l'esito del referendum sia un esito scontato. Questo non è assolutamente così. Vi è un appuntamento su cui io invece vi prego, per questo vorrei anche concentrare il mio intervento l'ultimo intervento, che è il referendum del 17 aprile. Per noi quello, non solo per i contenuti in sé, ma anche perché è il primo appuntamento che noi ci troveremo di fronte prima delle amministrative e quindi anche a livello nazionale, e quell'appuntamento per noi riveste un'importanza fondamentale sul piano dei contenuti, perché l'altro giorno le slide di Renzi, no? Ha fatto le slide dei 2 anni. L'unica slide che non c'era era quella sull'ambiente. Ho pensato che avesse avuto un pochino di vergogna per una volta nella sua vita, e quella, insomma, magari non è che se l'era dimenticata, proprio aveva evitato, perché noi ci siamo trovati di fronte a scelte di questo governo che incredibili. Lo sblocco Italia, di che cosa vogliamo parlare? La scelta sul petrolio, sulle trivellazioni, quindi su un'economia, lui che fa tanto il moderno e l'innovatore, che è una scelta non solo sbagliata ma davvero del passato, che non guarda al futuro. Ha impedito in tutti i modi ulteriore sviluppo della seconda generazione, della terza generazione anche delle rinnovabili. Quindi lì c'è proprio una discussione sul modello di sviluppo. Parlano, sono andati a Parigi anche il nostro, diciamo, ministro dell'ambiente alla conferenza, alla COP 21 a Parigi, e l'Italia fa esattamente il contrario. E poi l'inganno: per paura del referendum hanno messo delle norme nella legge di stabilità che tentavano di bloccarlo, delle modifiche, e poi dopo qualche giorno hanno dato la concessione per le trivellazioni alle isole Tremiti. Cioè sempre, diciamo, il solito modo di portare avanti, dato a delle società che sono delle società di comodo con un piccolo capitale sociale, magari 2.500 euro, 5.000, che sono affaristi, che quella sarà la prova provata che noi davvero ce la possiamo fare. Io faccio un appello, non lo fa Alfredo, lo faccio io, quando facevo adesso l'appello ai sindacati, ecco, facciamolo, io lo dico a tutti, CGIL, ecco, a stare, io in campo lo dico, perché io mi sono sempre spesso anche occupato di agricoltura, insomma, mi piacerebbe, no, in questo senso. Ma perché, guardate, cos'altro bisogna aspettare?
Cos'altro bisogna aspettare? Che ci sia la certificazione con anche referendum e che quindi con la distruzione della nostra Costituzione, del fatto che non ci sarà più diritto di cittadinanza in questo paese per i sindacati, per i corpi intermedi. Io chiedo a loro, francamente, che altro bisogna aspettare dopo tutto quello che è accaduto con la delegittimazione più totale anche di questi due anni. E questo è importante perché da lì si può ripartire per ribaltare quello che è accaduto sul Jobs Act, sulla buona scuola e pensate sulla pubblica amministrazione, ne abbiamo parlato poco, ma anche quella riforma della pubblica amministrazione mette in discussione i principi costituzionali come il principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione, che viene messo totalmente in discussione anche con quella cosiddetta riforma, per non parlare di quello che non era mai accaduto, neanche addirittura quando c'era Matteoli al ministro dell'ambiente, che aveva avuto persino il premio Attila, che era il silenzio assenso da parte di tutte le amministrazioni preposte alla tutela, cioè le sovrintendenze, alla tutela ambientale e paesaggistica. Quindi da questo punto di vista credo che ci sono molte cose su cui è possibile ricominciare dopo è possibile ricominciare. Faccio l'appello però anche non so come chiamarla, la sinistra del Partito Democratico. Ora io non so se fare l'appello, fare che cosa, non può, lo dico, io sono meno amica quindi forse me lo posso permettere, lo dico a Roberto Speranza, cioè che ieri ha rilanciato, si è accorto che Verdini ha votato la fiducia. Ora che Verdini sia abbastanza dentro la maggioranza, questo sta accadendo, diciamo ormai è noto da qualche mese come era noto. Io veramente, se loro vogliono davvero cambiare anche nel il partito della nazione, così quello è l'appuntamento, si devono schierare per il no e partecipare ai comitati per il no, perché quella è anche l'unica possibilità e l'unica iniziativa vera, seria che possono mettere in campo, altro che il congresso. Quello è il vero congresso anche che si deve fare sull'identità. Cos'è l'identità del PD? Se non quella nei valori costituzionali, se non è più quella, allora credo che non c'è bisogno del congresso, si deve fare nel referendum sulla Costituzione. Bene, non mi resta che ringraziarvi tutti, ringraziare prima di tutto il pubblico, tutte e tutti che siete intervenute e intervenuti, che siete intervenuti qui oggi. Ringrazio i relatori, ringrazio Lidia Menapace, Felice Besostri, Loredana De Petris, Alfredo Dattore, che ci hanno illuminato e ci hanno permesso di capire bene le ragioni che ci permetteranno di dire un forte no da qui a ottobre per il referendum costituzionale. Una piccola richiesta molto veniale di natura economica, fuori c'è una boccia per la raccolta di contributi, questi eventi costano e costerà soprattutto da qui a ottobre finanziare i comitati locali che in ogni condominio, in ogni quartiere noi dovremo fare, quindi vi saremo grati tutti se riuscirete a contribuire. Grazie ancora a tutti e ci vedremo nei territori. La registrazione.